Libro di Cielo, 36esimo volume, 12 aprile 1938. Sono sempre tra le braccia del Fiat Divino ed ho come sento il bisogno della sua vita che respira, palpita, circola nella povera anima mia. Senza di essa sento che tutto muore per me, muore la luce, la santità, la forza, anche lo stesso cielo, come se più non mi appartenesse. Invece, come sento la sua vita, tutto risorge in me, risorge la luce con la sua bellezza che vivifica, purifica e santifica. Risorge il mio stesso Gesù con tutte le sue opere, risorge il cielo, che il volere santo chiude nell'anima mia come dentro un sacrario, per farlo tutto mio. Sicché se vivo nella sua volontà, tutto è mio. Nulla mi deve mancare. Perciò, oh volere santo, nel dar principio a questo 36esimo volume, ti prego, ti supplico, ti scongiuro di non lasciarmi un istante solo, senza di te, affinché tu parli, tu scriva, tu stesso faccia conoscere chi sei e come vuoi essere vita di tutti, per dare i tuoi beni a tutti. Se farai fare a me, io non saprò farti conoscere come tu vuoi, perché sono incapace. Ma se lo farai tu, trionferai, ti farai conoscere e avrai il tuo regno nel mondo intero. O volere santo, con la tua potenza eclissa tutti i mali delle creature. Metti il tuo basta onnipotente affinché smarriscano la via del peccato e si ritrovino nella via della tua divina volontà. A te, mamma regina del Fiat Divino, consacro in modo speciale questo volume, affinché il tuo amore, la tua maternità, si stendano in queste pagine per chiamare i tuoi figli a vivere insieme con te, in quello stesso volere di cui possedesti il regno. E mentre incomincio, imploro genuflessa ai tuoi piedi la tua materna benedizione. Onde, mentre la mia mente era immersa nel Fiat Divino, il mio dolce Gesù, visitando la piccola anima mia, con una bontà indicibile, mi ha detto: «Figlia mia benedetta della mia volontà, quante meraviglie sa fare il mio volere nella creatura, purché gli dia il primo posto e gli dia tutta la libertà di farlo operare. Esso prende la volontà, la parola, l'atto che vuol fare la creatura, la immedesima con sé, la investe con la sua virtù creante, vi pronunzia il suo fiat e forma tante vite per quante creature esistono. Vedi, tu stavi chiedendo nella mia volontà il suo battesimo per tutti i neonati che usciranno alla luce del giorno e quindi la sua vita regnante in essi. La mia volontà non ha esitato un istante, subito ha pronunziato il suo fiat e ha formato tante vite di sé per quanti neonati uscivano alla luce, battezzandoli come tu volevi, prima con la sua luce e poi dando a ciascuno la sua vita. E se questi neonati, o per incorrispondenza, o per mancanza di conoscenza,
non possederanno questa vita nostra. Per noi questa vita resta. E abbiamo tante vite divine che ci amano, ci glorificano, ci benedicono come amiamo in noi stessi. Queste nostre vite divine sono la più grande gloria nostra, ma non mettono da parte colei che diede l'occasione al nostro Fiat divino di formare tante nostre vite, per quanti neonati uscivano alla luce, anzi, la tengono nascosta in loro per farla amare come loro amano e farle fare ciò che fanno. Né mettono da parte i neonati, anzi, sono tutt'occhi sopra di essi. Li vigilano, li difendono per poter regnare nelle anime loro. Figlia mia, chi può dirti come amiamo questa creatura che vive nel nostro volere? La amiamo tanto che diamo il nostro volere in suo potere, affinché ne faccia ciò che vuole. Se vuole formare vite nostre, la facciamo fare. Se vuole riempire cielo e terra del nostro amore, le diamo la libertà di fare, tanto che ci fa dire da tutti che ci amano. Anche nel piccolo uccellino che trilla, gorgheggia e canta, sentiamo il ti amo di chi vive nel nostro volere. Se nella foga del suo amore vuole amarci di più, entra nel nostro atto creante e si diletta di crearci nuovi soli, cieli e stelle. E ci fa dire, senza mai cessare, vi amo, vi amo. E prende la parte narratrice di narrare la gloria nostra. Nella nostra volontà la vista è lunga ed è tutta attenzione, tutt'occhi, per vedere che cosa vogliamo e come può amarci di più. Mio Dio, quante meraviglie, quante sorprese ci sono nel tuo volere. Il suo dolce incanto è tanto che non solo si resta rapiti, ma come imbalsamati, trasformati nelle stesse meraviglie del Fiat, in modo che non si sa come fare per uscirne. Onde pensavo tra me, ma quale sarà la differenza tra chi vive nel volere divino, chi si rassegna nelle circostanze dolorose della vita e chi non fa affatto la divina volontà. Ed il mio dolce Gesù, ritornando, ha soggiunto: figlia mia benedetta, la differenza è tanta che non vi è paragone che regga. Chi vive nel mio volere ha il dominio su tutti, e noi lo amiamo tanto che lo facciamo giungere a dominare noi stessi. E godiamo tanto nel vedere la piccolezza della creatura dominarci, che proviamo gioie insolite perché vediamo che la nostra volontà domina nella creatura. Ed essa domina insieme col nostro volere. Ed oh, quante volte ci facciamo vincere, e molte volte è tanta la nostra gioia, che facciamo vincere la nostra volontà nella creatura, anziché in noi stessi. Oltre a ciò, col vivere nel nostro volere, al suo continuo contatto acquista i sensi divini. Acquista la vista lunga, la sua luce è tanto penetrante e chiara che giunge a fissarsi in Dio, in cui guarda gli arcani divini. La nostra santità e bellezza le sono palpabili, le ama, le fa sue. Con quest'occhio di luce dovunque trova il suo creatore. Non vi è cosa in cui non lo trovi che con la sua maestà e col suo amore involge la creatura e fa sentire quanto l'ama. Nel sentirsi amato l'ama, ed ho le gioie indescrivibili d'ambo le parti, nel sentirsi amata e amarlo in ogni cosa.
acquista l'udito divino e subito sente ciò che noi vogliamo. È sempre intenta ad ascoltarci. Né vi è bisogno di dire e ridire ciò che vogliamo. Basta un piccolo cenno e tutto è fatto. Acquista l'odorato divino e con solo fiutare avverte se ciò che la circonda è buono e santo e appartiene a noi. Acquista il gusto divino, tanto che a sazietà si pasce d'amore e di tutto ciò che è cielo. Finalmente, nel nostro volere, acquista il tatto nostro, in modo che tutto è puro e santo. Non vi è timore che il minimo alito possa ombrarla. Tutto bello, vago e leggiadro è chi vive nel mio fiat. Invece chi è solo rassegnato non vive col nostro continuo contatto. Si può dire che non sa nulla del nostro ente supremo. La sua vista è molto debole e malata e le fa male se vuole guardare. Soffre una miopia in ultimo grado, tanto che stentatamente può scoprire gli oggetti più necessari. Stentatamente sente, e quanto ci vuole per farla ascoltare, seppure ci ascolta. L'odorato, il gusto, il tatto, fiutano ciò che è umano, si pascono di ciò che è terra, e sentono il tatto delle passioni, la dolcezza dei piaceri mondani, e pare che col fare la mia volontà nelle circostanze, negli incontri dolorosi, si cibano non ogni giorno, ma quando hanno l'occasione che la mia volontà offra loro un dolore. Oh, come crescono deboli, nervosi, malati, da far pietà. Povera creatura senza la mia volontà continua, come mi fa pietà. Chi poi non è rassegnato, è cieco e sordo, non ha affatto odorato. Perde il gusto di tutti i beni. È un povero paralizzato che non può servirsi neppure di se stesso per aiutarsi. Lui stesso si forma una tale rete di infelicità e di peccati che non sa uscirne.